Una passeggiata sulle antiche mura di Pisa permette di abbracciare con lo sguardo tesori storici e perle di recente costruzione, come le Officine Garibaldi. Questa struttura polifunzionale, finanziata con il sostegno della politica di coesione dell'Unione Europea, è stata soprannominata la Cattedrale di Cristallo. Mi chiamo Michele Bulzomì, sono un giornalista e lavoro per la Cattedrale di Cristallo dal novembre 2018. Per me è un'occasione molto importante perché ho l'opportunità di intervistare persone molto famose. In una città di 90.000 abitanti, questo centro ospita ogni anno 150.000 visitatori. Il bilancio complessivo è di 7,9 milioni di euro, più della metà proveniente dalla politica di coesione dell'Unione Europea e il resto da fondi locali. Michele è uno dei primi ad arrivare, ma è presto seguito da numerosi visitatori. Un vernissaggio al piano terra, corsi universitari al primo piano. Le Officine Garibaldi ospitano 400 eventi all'anno. Il concept è semplice, ogni officina lavora su un tema specifico. Regolarmente vengono invitati dei VIP. Oggi tocca a Pippo Baudo presentare il suo ultimo libro. Michele si getta su di lui per intervistarlo. Perché è inciso sul mio sviluppo, sulla mia... I fan non mancano, l'accesso del resto è completamente gratuito per pisani e non. Non sono un figlio d'arte. Seguiamo Michele in biblioteca, un tesoro per gli studenti che preparano le loro tesi qui, dove possono consultare più di 90.000 quotidiani dal XIX secolo a oggi su carta o microfilm e oltre 15.000 libri. E questo solo per limitarsi al patrimonio locale. Ma perché porsi limiti? La nostra biblioteca fa parte di una rete bibliotecaria provinciale della provincia di Pisa, che è collegata al sistema bibliotecario nazionale. Quindi chi viene qui a prendere un libro può nel giro di pochi giorni avere accesso a circa 3 milioni e mezzo di volumi solo per quanto riguarda la rete territoriale e poi tutto il patrimonio nazionale nell'arco di 2 settimane. La Cattedrale di Cristallo è inclusa anche nell'itinerario delle visite guidate che si tengono ogni giorno lungo i 3 chilometri delle mura antiche, recentemente restaurate. In questo punto possiamo ammirare e vedere le Officine Garibaldi. Sono una nuova struttura che ben comunque si amalgama in questa prospettiva di integrazione, di coordinamento tra il nuovo che si confronta con il vecchio delle mura di Pisa.